Si parlerà di Campobasso, del piano neve e della raccolta differenziata questa sera durante il nostro focus settimanale. Ospiti della trasmissione Stefano Sabatini e Gaetano Di Niro, rispettivamente presidente e consigliere di amministrazione della SEE, messa in onda come di consueto alle ore 21 con repliche domani alle 15:30 e sabato di nuovo alle ore 21. Vediamo. Uscire per il centro storico e non vedere più i cassonetti o situazioni un po' più degradate è sicuramente un giovamento per tutti. Oggi c'è purtroppo ancora troppo, ahimè, abbandono di rifiuti. Noi proprio per cercare di riqualificare anche sotto il profilo un poco più diciamo dignitoso e urbanisticamente il centro storico, abbiamo fatto anche come SEA degli interventi nel centro storico, quindi abbiamo fatto una piantumazione di alcune essenze di alcuni alberi che si erano seccati, abbiamo rimesso a posto anche la segnaletica stradale, stiamo installando le telecamere per il controllo, appunto la videosorveglianza delle zone per il conferimento, appunto per l'abbandono dei rifiuti. L'attenzione c'è verso il centro storico e ci sarà maggiormente con un miglioramento di quello che è l'attuale servizio, un porta a porta per le persone, ecco, con handicap, anziane, insomma tutti i temi a cui stiamo lavorando. Molte volte la SEA si trova al centro di polemiche politiche, nel senso che, a mio avviso, in modo censurabile, non è una buona abitudine. Chi cerca un facile elemento di polemica politica o semplicemente cerca una visibilità sulla stampa, sui mezzi di informazione, non trova di meglio che attaccare la SEA, perché è facile attaccare chi svolge un servizio. È facile alzarsi una mattina e dire qua non funziona, magari senza dire perché e senza essere specifici. Io vorrei che questo malcostume finisse, nel senso che altro è la critica costruttiva, cioè suggerimenti sulla possibilità di migliorare. Tutto è migliorabile e gli errori molte volte sono inevitabili. Però la polemica fine a se stessa, strumentale, giusto per avere visibilità, non ci è mai piaciuta e quindi devo dire la verità, noi abbiamo anche sempre reagito a questa cattiva forma di fare politica, questo brutto modo di fare politica, cioè di attaccare solo perché bisogna, devo dire ai miei elettori che ci sono anch'io.